questa è arte per te, arte per te. Ed ecco l'occorrente per le nostre uova marmorizzate, fatte con le uova di gallina, quelle che tutti abbiamo in casa e che io mi sono premurata di svuotare. Cosa ho fatto? Ho forato il sopra, ho forato il sotto e ho soffiato dentro dopo aver lavato benissimo le uova. Quindi è uscito tutto l'uovo, quindi ho messo dell'acqua, ho sciacquato ripetutamente e ho fatto asciugare in forno a microonde in modo che anche l'interno fosse completamente asciutto e pulito. Bene, conservate quante uova vorrete marmorizzare. Se le avete bianche, ancora meglio. Dell'acrilico bianco e dell'acrilico blu, perché io ho scelto questi colori per le mie uova. Voi modificate i colori a seconda del vostro gusto. Della schiuma da barba, due puntine per ogni uovo, un pizzico di colla acetovinilica, ma anche vinilica, ma anche con la caldo, un paio di guanti, dei tovagliolini di carta e un pennello. Cominciamo subito. Con l'acrilico bianco dipingiamo tutto l'ovetto di bianco. Naturalmente, se avete le uova già naturalmente bianche, questo passaggio potete assolutamente saltarlo. Dipingete tutto e fatelo asciugare perfettamente. A questo punto prendiamo un bicchiere, versiamo dell'acqua e mettiamo anche un po' del colore che vogliamo, che diluirò ben bene. Prima di dedicarmi a decorare l'ovetto, prendo le mie puntine e dipingo la capocchietta del colore che ho scelto, nel mio caso il blucina, e lasciarla asciugare. Inizia la parte divertente. In una coppetta spruzzate della schiuma da barba. E voilà! Adesso prendete il colore e sporcate la vostra schiuma da barba con il colore prescelto. Muoviamo un po' il pennello, prendiamo le nostre uova e tuffiamole così nella schiuma sporca di colore. Ok, non smontiamo l'ambaradan perché dobbiamo vedere prima di farlo come sono venute le uova. Lasciate le uova riposare qualche secondo, con un fazzolettino di carta eliminiamo l'eccesso di schiuma e vediamo l'effetto marble che è venuto. Se ci soddisfa, ci fermiamo a questo punto. Se invece lo vogliamo accentuato, non facciamo altro che ripetere l'operazione. Per esempio, mi piace molto questo effetto maculato, io qui neanche muovo e metto direttamente il mio ovetto e lo lascio asciugare. È il momento di vedere come sono venute le nostre uova. Quindi elimino l'eccesso di schiuma e vedo se la marmorizzazione mi soddisfa. Beh, io direi che su questa mi piace molto, è un bell'effetto. Facile facile per tutti i bimbi questo.
La cosa bella di questa tecnica è che quando le ovette quando le uova si asciugheranno, la texture non sarà liscia, ma rimarrà ruvida perché la schiuma da barba avrà creato una texture un po' rugosa che simulerà perfettamente la pietra. Ora, per non far tradire la loro essenza di uova da tegamino, dobbiamo rifinirle. E allora cosa facciamo? Mettiamo un punto di colla sull'apice dell'ovetto con una puntina, quella che precedentemente avevamo colorato, fissiamo così e dall'altra parte facciamo esattamente la stessa cosa. Poi potremo abbellirle con tutto ciò che vorremmo, nastrini, fiocchetti, tutto ciò che la nostra fantasia ci suggerirà. Arrivati a questo punto, i nostri bimbi possono smettere di lavorare. Il loro lavoro è finito. Adesso vediamo delle semplici ovette marmorizzate come possono essere trasformate in qualcosina di più. Per alcune basterà un nastrino a contrasto. Io qui ho scelto il nastrino giallo da mettere appunto a contrasto con questo bel mio ovetto. Con un punto di colla lo assicuro. Naturalmente prima scelgo l'altezza. Okay. Poi metto un punto di colla, che può essere anche colla a caldo. Prendo i due occhielli del fiocchetto, uno e due. Annodo e voilà, il primo ovetto sarà pronto così. Magari potremo mettere un cartoncino col nome di ogni commensale a pranzo, anche se saremo in tre, anche se saremo in due quest'anno. È sempre bello abbellirle le tavole e possono essere dei bellissimi segnaposto. O potrete anche scrivere il nome e metterlo proprio accanto sul tavolo, essendo un uovo, e metterlo sul tavolo al posto del commensale. Andiamo a vedere un'altra opzione. Ed ecco qui le nostre bellissime ovette una volta finite. Adornatele col nastrino che più preferite, mettete, io non l'ho messo, il cartoncino col nome del vostro commensale e il vostro segnaposto di Pasqua, e il vostro segnaposto di Pasqua sarà bellissimo e unico. Giusto un suggerimento in più: se avete le uova bianche potete fare questo lavoro con i coloranti alimentari, quindi fare delle normalissime uova sode, passarle anche nella schiuma da barba non fa niente, con il colorante, sciacquarle immediatamente, il colorante attecchirà in un attimo e quindi potete metterle a tavola come uova proprio da consumare, da mangiare. Queste invece rimarranno come cadeau di Pasqua. Bene, fate l'ovetto che più vi aggrada, ma divertitevi con l'ovetto marmorizzato di Arte per Te, un lavoretto pensato per far lavorare insieme le mamme, il papà e i bimbi. Vi lascio alle foto, ciao! Thank you.